Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio. Perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitolo 163, 17 dicembre del 1902. Questa mattina, venendo il mio adorabile Gesù, lo stavo pregando che si placasse dicendogli: Signore, se non posso io sola sostenere il peso della vostra giustizia, vi sono tante anime buone che dividendo un poco per ciascuno riuscirà più facile sostenere il peso e così le genti potranno essere risparmiate. E lui: E tu, figlia mia, non sai che per poter la mia giustizia sgravare sopra qualche anima il peso dell'altrui castigo, l'anima si deve trovare in possesso della mia unione permanente, di modo che tutto ciò che opera, soffre, intercede ed ottiene, le viene dato per virtù della mia unione stabilito in essa, non facendo altro l'anima che mettere la sua volontà unificandola con la mia. Né la mia giustizia potrebbe farlo, ossia sgravare sopra qualche anima il peso dell'altrui castigo, se prima non le dà le grazie necessarie per poter mettere l'anima a soffrire per cagione altrui. Ed io: E come la vostra unione è me permanente? Mi vedo tanto cattiva. E lui, rompendo il mio dire, ha soggiunto: Sciocca, che dici? Non mi senti continuamente in te? Non avverti i movimenti sensibili che faccio nel tuo interno? La preghiera continua che nel tuo interno si eleva, non potendo tu far diversamente?
Forse sei tu o io che abito in te. Al più non mi vedi qualche volta. E questo dice niente, perché la mia unione, che la mia unione non è permanente in te. Questo chiaramente è da parafrasare, nel senso che questo non vuol dire che la mia unione non è permanente in te. Cioè, il fatto che Luisa non lo vede non significa che non stia in unione con lei. Io sono restata confusa e non ho saputo che rispondere. Capitolo 165, 24 dicembre 1902. Continuando il mio solito stato, mi sono trovata fuori di me stessa ed ho trovato Nostro Signore che vicino teneva una croce tutta intrecciata di spine, onde l'ha presa, me l'ha messa sopra le spalle, comandandomi che la portassi in mezzo a una moltitudine di gente per dare prova della sua misericordia e placare la giustizia divina. Era tanto pesante che la portavo curva e quasi strisciandomi. Mentre la portavo, Gesù è scomparso e colui che mi guardava, quando sono giunta ad un punto, mi ha detto: lascia la croce e spogliati, perché deve ritornare Nostro Signore e ti deve trovare pronta per la crocifissione. Io mi sono spogliata e mi sono ritenute le vesti in mano per la vergogna che la natura sentiva e ho detto fra me: appena che verrà le lascerò. In questo mentre è ritornato e trovandomi con le vesti in mano mi ha detto: neppure ti sei fatta trovare del tutto spogliata per poterti subito crocifiggere, allora la riserveremo in altro tempo. Io sono restata confusa e afflitta, senza poter articolare parola. E Gesù, per consolarmi, mi ha preso per mano e mi ha detto: dimmi che vuoi che ti doni? Signore, patire. E che altro? Non vi so chiedere altro che patire. E Gesù: e amore non ne vuoi? Ed io: no, patire. Perché dandomi il patire mi darete più amore, questo lo conosco per esperienza. Che per ottenere le grazie, l'amore più forte è tutto te stesso, ciò non si ottiene per altro che per mezzo del patire. E per meritarmi tutte le tue simpatie, gusti e compiacimenti, unico e solo mezzo è il patire per amore tuo. E lui: diletta mia, ti ho voluto provare per riaccendere in te maggiormente il desiderio di patire per amore mio. Dopo ciò ho visto persone che si credevano qualche cosa più degli altri, e il benedetto Gesù ha detto: figlia mia, chi innanzi a me ed innanzi agli uomini si crede qualche cosa vale niente, e chi si crede niente vale tutto. Primo innanzi a me, perché se fa qualche cosa non si crede di farla perché può farla, perché tiene la forza, perché tiene la capacità, ma la fa perché ne riceve da Dio la grazia, gli aiuti, i lumi. Quindi si può dire che la fa in virtù del potere divino, e chi tiene con sé il potere divino già vale tutto. Secondo, innanzi agli uomini, questo agire in virtù del potere divino la fa operare in tutto diversamente e non fa altro che tramandare luce del potere divino che in sé conviene, in modo che i più perversi, senza volerlo, sentono la forza di questa luce e si sottomettono ai suoi voleri. Ed ecco che anche dinanzi agli uomini vale tutto. Tutto al contrario, chi si crede qualche cosa, oltre che vale niente, mi è abominevole la mia presenza. E i modi ostentati e distinti che tengono, credendosi loro qualche cosa, beffandosi degli altri, gli uomini li tengono segnati a dito come soggetto di derisione e di persecuzione. Allora, chi segue queste meditazioni quotidianamente si sarà accorto che abbiamo fatto un pochino di salti di capitoli. Bisogna contestualizzare e spiegare perché. Allora, nei capitoli precedenti di nuovo ricompariva il tema delle sofferenze e delle vittime offerte per la divina giustizia e per fermare la divina giustizia, in particolare il tema che abbiamo già affrontato, che di nuovo il Signore chiede sofferenze grosse per contrastare la legge del divorzio. E si lamenta anche di come la Francia e l'Italia non riconoscono più Gesù, cioè lui, cosa che 100 anni dopo è di molto peggiorato, e argomenti quasi sempre di questo genere, quindi avendoli già in qualche modo affrontati, non mi sembrava opportuno di nuovo riprenderli, no? Perché li abbiamo già meditati. Invece qui c'è qualcosa di importante, anzi di molto importante.
Siamo passati dal 163 al 165, perché di nuovo nel 164 il titolo è Gesù la porta di nuovo a soffrire con lui per vincere quelli che vogliono il divorzio. Allora, il primo capitoletto, il 163. Allora, qui Gesù spiega una cosa molto 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 importante, perché essere vittime è una cosa abbastanza grossa ed è una cosa abbastanza seria. Ora, qui Gesù spiega delle condizioni soggettive della persona per cui possa adempiere questo austerissimo ministero, e spiega anche delle condizioni oggettive, cioè come questo, anche se coinvolge la singolarità della creatura, è un ministero che trae la fonte e l'origine dalla virtù divina. Ecco, questo perché, saltando direttamente al prossimo paragrafetto, nessuno si pensa che sia qualcosa, eh? Cioè, perché davanti a Dio siamo tutti un nulla, e anche i più grandi penitenti o le più grandi vittime sono niente davanti a Dio, zero, d'accordo? Non è che sono grandi supereroi o cose di questo genere, no? Assolutamente. Quindi ogni volta che, come scrive San Pietro, ci è data la grazia anche nel piccolo, non solo di credere ma anche di soffrire per Gesù, ricordiamo che quella è una grazia, soffrire per Gesù, non è una che dice quanto sono stato bravo, ho sofferto per Gesù, no? Ricordo qualche mese fa su Avvenire lessi un articoletto dove c'era una piccola intervista a Papa Francesco, che c'era qualcuno che gli chiedeva, ha fatto una domanda provocatoria pensando che il Papa rispondesse di no, tra l'altro, no? Perché dato che sembra così aperto e così moderno, gli hanno fatto una domanda provocatoria, dice, ma se uno si vuole mettere il cilicio, lei padre, che cosa, lei santità, che cosa gli direbbe? Dice, non so, la risposta, ma no, per carità, queste cose non si usano più. Ho detto, no, se lo metta pure, purché lo faccia per amore di Gesù e non sentendosi il superuomo o, capite, il campione della fede, così disprezzi gli altri, perché io mi metto il cilicio e gli altri non se lo mettono. Questo era il senso della risposta del Papa. Quindi, chiuso parentesi, quindi questo vale anche per quelle cose, insomma, che sembrerebbero che uno, chi lo sa cosa sta facendo, sta facendo nulla. Anche chi facesse ancora oggi una cosa di questo genere la fa per grazia. Ecco, e il valore di quelle sofferenze, se il Signore le accetta, dipendono sempre, come adesso vedremo, dal beneplacito e dal vigore e dalla forza dell'unico sacrificio offerto da Gesù sulla croce, non soltanto per tutti, ma anche in modo tale da saper già dentro di sé accogliere i sacrifici di tutti e unirli al suo, da cui traggono efficacia per offrirli al Padre. Questo bisogna ben comprenderlo, d'accordo? Perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio, dice San Paolo, nessuno si pensi di essere qualcosa. Questo da un punto di vista oggettivo. E però qui dice che perché un'anima possa sgravare la giustizia sopra qualche altra anima, cioè, si deve trovare in possesso della mia unione permanente. Unione permanente. E se noi andiamo a riflettere, adesso siamo al quarto volume, siamo cominciati dal primo, cosa aveva fatto Luisa prima di diventare vittima? Il matrimonio mistico. Quindi stava in uno stato di unione permanente con Gesù. Perché? Perché questo è un prerequisito. Cioè, un conto è offrire un piccolo sacrificio per la conversione di un peccatore, un conto è proprio adempiere il ministero di stornare la divina giustizia, di placarla in senso stretto e quindi di ottenere veramente, dire, la misericordia efficace su certe situazioni e cose di questo genere. Questo è quello che ha fatto Gesù in croce, questo qui. Non è in potere della creatura poterlo fare, quindi la circostanza soggettiva è che chi è vittima, prima di essere vittima, deve essere unita a Dio. È unita a Dio in quella forma del tutto peculiare che è il matrimonio mistico. Ecco perché, cioè, ogni tanto sento, vedo in giro Maria qualche comunicazione, qualche mail, dice, io vorrei offrirmi come vittima. Dico, buono, calma, insomma. Cioè, per carità,
che noi offriamo i sacrifici, la Madonna ce lo chiede sempre, offrite i sacrifici, le penitenze, i digiuni, le preghiere al Signore, queste sono tutte gradite, però cioè, questo stato come dire, è uno stato che va oltre, che veramente proprio immette, come dire, nel cuore di quella che è stata la vita di Gesù, no? Come poi si vede, dice, spogliati e preparati a essere crocifissa. Cioè, quella povera, cioè, uno quando sente queste cose, dice, ma questa, dove sta? Ma questa è una donna pure, quindi è normale che si vergogna, insomma, già un uomo si vergogna un po', però sai, è vero che i crocifissi li crocifiggevano ordinariamente completamente nudi, no? Però sappiamo che insomma questa mortificazione, almeno questa, a Gesù è stata risparmiata. Quindi un uomo, insomma, nudo, certamente si perde, non è una cosa molto, però è diverso una donna nuda, insomma, no? Quindi è normale che questa poverina abbia reagito così. Però Gesù poi l'ha rimproverata, dice, che ti ho detto che ti devi spogliare, perché ti sei spogliata? Non vuoi farti crocifiggere? E sappiamo che tante volte Luisa viveva proprio l'esperienza della crocifissione, anche nei paragrafetti che abbiamo saltati precedenti, sempre la stessa cosa, no? Quindi che Gesù o la crocifigge o le fa sentire gli effetti della croce, sempre ha, cioè, quindi le stesse cose che ha patito lui. Quindi questo è un mistero bellissimo, come fa a comprendere che veramente Gesù vive nelle anime di coloro che raggiungono l'unione con lui, no? E Luisa si stupisce, dice, ma come? Come faccio? Dico, ma io ho l'unione permanente con te, ma mi vedo tanto cattiva. Dice, ma come ti vedi tanto cattiva? E qui le ricorda tutte quante le cose. Non mi senti continuamente in te i movimenti sensibili che faccio nel tuo interno? Oppure questa è una spia più meno, diciamo, meno appariscente, ma molto profonda, la preghiera continua che nel tuo interno si eleva, no? La preghiera continua, che sappiamo essere una caratteristica di chi vive nella divina volontà, lo è. Quindi questo dono arriva. E quindi da un punto di vista soggettivo ci deve essere l'unione dell'anima profonda con Gesù. E da un punto di vista oggettivo, tutto ciò che opera, soffre, intercede, le viene dato per virtù della mia unione stabilita con essa. Quindi sono io che sto soffrendo in lei. Cosa ci mette del suo? L'anima deve semplicemente mettere la sua volontà unificandola con la mia. Vuoi essere crocifissa? Sì. Vuoi patire questa sofferenza? Sì. D'accordo. E quando non ci fosse una richiesta esplicita, quando la croce arriva, la si abbraccia. Tutto qui quello che deve fare la creatura. Non deve fare altro. E perché tutto questo, tra l'altro, poi accada, trattandosi di cose grandi, Gesù spiega anche che la mia giustizia può fare questa operazione perché ha dotato l'anima di tutte le grazie necessarie per essere in condizione di soffrire per causa altrui. Perché questo è proprio un ministero redentivo in senso stretto, questa è veramente una partecipazione profonda all'opera della redenzione, come scrive del resto San Paolo, no? Completo nella mia carne quello che manca, le sofferenze di Cristo a favore del suo corpo, che è la Chiesa, scrive chiaramente nelle sue lettere. Ripeto, la partecipazione a questo lo hanno tutti i battezzati, quanto battezzati in maniera ordinaria, quindi attraverso l'offerta di preghiere, sacrifici, penitenze, mortificazioni, questo è chiaramente da fare con gioia, liberamente, nel proprio cuore, ascoltando la voce dello Spirito Santo, sempre con l'uso della discrezione, confrontandosi col confessore, confrontandosi col padre spirituale, specialmente quando si tratta di cose impegnative, perché non è prudente addentrarsi, insomma, in cose superiori alle nostre forze, che potrebbero indurre il pericolosissimo e dannosissimo effetto dell'orgoglio spirituale, che poi toglierebbe completamente ogni minimo valore, fosse pure a un caffè preso senza zucchero, insomma, che non è una grandissima penitenza. Ma se uno per questo si inorgoglisse, si sentisse superiore agli altri, come Gesù spiega, zero assoluto. Ecco, e così passiamo al secondo paragrafetto, dove da un lato ricompare il tema della sofferenza, quindi c'è una sorta di attuazione, no? Lascia la croce, spogliati, perché deve ritornare il nostro Signore e ti deve trovare pronta.
E questa poveria sentiva vergogna. Adesso qui c'è un punto che dobbiamo necessariamente evidenziare, no? Certo che questa poverina sentiva vergogna, no? Però poi quando torna Gesù dice: ma come, non ti sei fatta trovare del tutto spogliata per poterti subito crocifiggere? Allora torneremo in un altro momento. Allora, questo perché quando, qui chiaramente ci muoviamo in un ambito, come dire, di soprannaturale, certo, no? Ecco, quindi mi raccomando, sempre chi ascolta queste meditazioni abbia il discernimento, l'umiltà, la modestia di far comprendere che queste sono cose straordinarie che avvengono in un'anima chiamata a cose grosse, straordinarie, no? Ecco, quindi non cominciamo a pensarci, insomma, che Gesù ci chiede le cose o cose di questo genere perché ce le siamo immaginate. Però quando noi, un'anima, avesse la certezza morale ordinariamente verificata con qualche strumento di mediazione, fuori di metafora, il confessore o il padre spirituale, che Dio le sta chiedendo qualche cosa, quella cosa va fatta, anche se apparentemente potrebbe sembrare un po' particolare. Poi è molto importante vedere questo dialogo tra Gesù e Luisa, che è di fatto una piccola prova a cui Gesù la sottopone, no? Allora, è appena finito il mese del Sacro Cuore, è iniziato il mese del Preziosissimo Sangue, no? E i santi, già prima ancora di Luisa, sono stati grandi esempi, pur nel loro essere a volte sconvolgenti. Ricordo per esempio che nella biografia di Santa Margherita Maria Alacoque si legge che un giorno le apparì Gesù risorto, glorioso, bello, e vicino a lui c'era un altro Gesù, un Eceono, quindi tutto pieno di piaghe, tutto insanguinato, con questo manto scarlatto addosso, con la testa coronata di spine, irriconoscibile. E Gesù le dice: bene, scegli quale dei due vuoi. E lei si è immediatamente precipitata sull'Eceono, dicendo: voglio soltanto patire e soffrire per amore tuo. Gli uomini sciocchi, qui Gesù lo dice a Luisa sciocca, quindi si può dire mondani, se ne ridono di queste cose, oppure se ne escono con espressioni che sono altamente offensive, per non dire blasfeme, cioè questa è matta. Ma non è affatto matta, perché qui Gesù lo spiega. Cioè, le grazie che noi riceviamo dal cielo sono tanto più grandi quanto più noi siamo stati capaci di dire fiat a tutte le sofferenze, le prove, le croci che il Signore ci ha mandato, oppure che liberamente, spontaneamente, con tutte le precauzioni e le attenzioni che ho specificato prima, noi offriamo a Lui. Perché le grazie arrivano solo in seguito alle croci. Ecco perché San Giovanni della Croce, nei suoi scritti, diceva che non si devono mai desiderare esperienze mistiche straordinarie e soprannaturali, mai. Perché? Perché desiderare questo significa ipso facto chiedere al Signore croci grosse, perché non te la darà nessuna esperienza soprannaturale se non ci saranno le grandi tribolazioni precedenti. Non c'è. E chi ti ha detto, ecco perché non si deve fare, che tu sarai in grado di sopportare quella grande prova, quella grande tribolazione, quella grande croce? A chiacchierare siamo buoni tutti, ma noi ci abbiamo sempre i moniti dell'esempio, per esempio, anche della figura degli apostoli, che hanno fatto una brutta figura in occasione della passione di Gesù, scappati tutti. Pietro ha rinnegato 3 volte Gesù, spergiurando, addirittura imprecando, anatematizzando che non l'aveva mai visto e conosciuto. Quindi sei sicuro che tu
Ecco, se non sei sicuro, non chiedere, e non devi essere sicuro, perché sarebbe mancanza all'umiltà, non ti mettere a chiedere grandi grazie. Riguardo queste cose, noi dobbiamo semplicemente abbandonarci alla divina volontà. Perché se il Signore vuole darti grandi grazie, stai tranquillo che ci penserà Lui a darti innanzitutto le prove delle croci, ma un conto che lo fa perché così ha deciso, nei suoi tempi, nei suoi modi, preparandoti, cioè Dio sa quello che fa, un conto che tu, ecco, veniamo all'ultimo punto, mancando all'umiltà, ti metti in testa o ti metti a chiedere certe cose. Allora, qui Gesù è tassativo, fa un piccolo panegirico sulla superbia, che è cosa abominevole. Guai a chi si crede qualcosa, non il numero uno, non un Padre Eterno, d'accordo? Questo, cioè no, basta che tu ti credi qualcosa, cioè qualcosa potrebbe anche essere poca roba, no? O davanti a Dio o davanti agli uomini. Qui non c'è possibilità di inganno o di chiacchiere, perché l'umiltà, si chiama nella scrittura l'umiltà, tu vuoi l'umiltà del cuore, la sincerità del cuore, l'umiltà del cuore, quindi senza parlare. Noi siamo umili se quando stiamo davanti a Dio ci sentiamo un nulla. Glielo possiamo pure dire che siamo un nulla, ma molte volte si dice anche senza parlare. È una condizione profonda vissuta. D'accordo? Che se venisse pure tutto quanto, tutto, che cosa si vede? Guarda come reagisci alle lodi e guarda se tu le cerchi le lodi. È infallibile, e così davanti agli uomini, e come si vede? Ah, passiamo sempre il tempo a criticare il prossimo, a giudicare il prossimo, a parlare bene di noi, a mettere la matita blu su mezza cosa di buono che forse per sbaglio abbiamo fatto. Siamo lontani, stiamo. La vita nella divina volontà porta l'anima veramente a scomparire, completamente a scomparire, tutta vita nascosta, conosciuta come quella di Maria Santissima da Dio solo, e completamente vissuta nel nulla. Ha guardato l'umiltà della sua serva, cioè il niente di lei. Qui ripeto, non c'è, cioè, noi non possiamo atteggiarci ad essere umili senza esserlo, perché Dio non si può ingannare, cioè Dio lo sa se io sono umile oppure no. Io non lo so, ma Dio lo sa. Noi non possiamo mai azzardare giudizi su noi stessi, ecco, sapete, l'ho detto altre volte in altre meditazioni, ma questo è per fare un piccolo sorriso, no? Zenone era un filosofo greco, si era inventato, insomma, per lui diceva, voleva dimostrare che non esiste la verità oggettiva, no? Si era inventato un giochetto che era l'antinomia del mentitore e diceva: senti, tu che dici che esiste la verità, dimmi un po', se io ti dico io mento, sto dicendo la verità o sto mentendo? E diceva: se dico la verità mento, perché io mento significa io non sto dicendo la verità, ma se mento dico la verità. Perché dicendo io mento, capite? Allora, c'era un professore quando io studiavo che diceva che c'era anche l'antinomia del cristiano, cioè se uno dice io sono umile, se lo è non lo dice, e se lo dice non lo è. Così funziona l'umiltà. Allora, chi si crede qualche cosa, ripeto, qualche cosa, non gran cosa, è niente. Vale niente ed è abominevole alla presenza di Dio. Ed è oggetto di derisione e di persecuzione dinanzi agli uomini. Si vede quelli che si atteggiano, che si, cioè, diventano immediatamente antipatici, no? Che si distinguono, devono sempre far attirare l'attenzione su di sé in qualche modo, no? A gesti o a parole. Anche a gesti è.
e invece chi si tira un nulla è un grande davanti a Dio, perché se fa qualche cosa e molto farà, non crede di farla perché può farla, perché dipende da lui, perché ha la forza, la capacità, ma sa che la fa soltanto perché Dio gli dà la grazia, gli aiuti e i lumi, e quindi agisce in forza del potere divino. E in forza di questo stesso potere divino, anche nei confronti delle persone più cattive, esercita una sorta di fascino. Perché quando in qualche modo si manifesta la potenza e la presenza di Dio, anche le persone più lontane devono in qualche modo, sentono in qualche modo quest'aura divina che in qualche forma anche minimale le scuote, le tocca e altro. Bene, facciamo in modo di non uscire mai dalla Valle Santa dell'umiltà. Bene, o Santa Vergine Maria, umilissima, ecco, davvero ti supplichiamo e ti imploriamo di aiutarci a raggiungere un'umiltà uguale alla tua. Azzardiamo tanto, che è semplicemente sentirsi un nulla, sapendo che quello siamo. E che per questo il Signore voglia degnarsi di fare di noi dei suoi strumenti e anche di cogliere e accettare le nostre piccole o grandi offerte, questo dipende da quello che la Divina Volontà vuole operare con noi, offerte non soltanto per noi ma anche per la salvezza delle anime, ricordando che il ministero più alto, anche quando non arrivi insomma alla sublimità dello stato di vittima, è anche il beneficio più grande che si possa fare a tutti, ai peccatori, alla Chiesa, alle ame del Purgatorio, a chiunque, è imparare ad offrire le proprie sofferenze in unione con quelle di Gesù e con quelle tue. Questa è in assoluto la cosa più importante, anche se la meno appariscente, e quella maggiormente foriera di frutti benefici. E le anime, figlie tue, figlie della Divina Volontà, ecco, sappiano, ricordino sempre bene queste cose e col tuo aiuto cerchino di viverle e in esse progredire ogni giorno di più. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.